Belli Rega, bentornati in un'altra parte della guida Pokémon Bianco. Andiamo quindi alla torre Dragospira, dove ci avevano indicato di andare nella scorsa parte. Ma appena proveremo a entrare, Bell ci fermerà. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Oh, e tu devi essere Bell, giusto? Io sono Gaspar Guaraglia, il padre della professoressa che vi ha dato il Pokédex. Piacere di conoscerla, sono veramente riconoscente a sua figlia. E solo per metterti su che mi sono messo in viaggio per me. Sono felice per te, ma ora non c'è più tempo per parlare. La situazione è questa: alcuni membri del Team Plasma hanno abbattuto una parete e si sono intrufolati nella torre. Panico. Poi Silvestre e quel giovane di prima, Sycomore, si sono lanciati a tutta birra, all'inseguimento del Team Plasma. Cos'è questa torre Dragospira? Dai, sfottila un pochino, per favore. No, dovevi sfotterla. La torre Dragospira è una torre antichissima, eretta prima ancora che Unima venisse fondata. Come? Se non c'era Unima! Vabbè, si racconta che il Pokémon leggendario attendesse in cima alla torre l'avvento di colui che ricerca la verità. Allora, pensate anche voi di mettervi all'inseguimento del Team Plasma? Badate bene però, che non sarà una passeggiata. Se pensate di proseguire, fate molta attenzione. Non si preoccupi, Sasuke e Komor sono due allenatori davvero forti. E non è la prima volta che formano. Ok. Perfetto. E ci dà un dolce gatto, che praticamente è un repellente. Penso non lo userò mai. E comunque, andiamo verso questa famosa torre Dragospira. E tu? Poco fa sono passati un capopalestra e un altro tizio. Se hai fortuna ti troverai faccia a faccia con la leggenda. Sì. Va bene, e a questo punto possiamo entrare nella famigerata Torre di Dragospira! No, Torre Dragospira, senza il D. Sarà una lunga, lunga. Oh, Druddigon! Qui si trovano Druddigon così. Beh, mi dispiace, ma io questo me lo catturo. Proviamo una Velox Ball. Me lo cattura perché non si sa mica mai, potrebbe anche servire. Sgranocchio. Facciamo un forbice X. Non dovrei fargli niente. Ma vaffanculo! Brutto colpo ha fatto. Ma che cazzo, ma dai, ma si può. Non fa mai brutto colpo, quando non lo deve fare lo fa. Ah, che pazienza. Vabbè. Proseguiamo, andiamo avanti. Una scossa, un terremoto. Sembrerebbe che stia succedendo qualcosa in cima alla torre. Eh sì, sei troppo furbo. C'è Comor. È lassù. A quanto pare è possibile camminare anche sopra le colonne cadute. Io mi metto all'inseguimento del Team Plasma. A dopo. Bella. Allora. Golett. Ah, si trovano Pokémon anche sulle. Vabbè, io a sto punto metto il repellente, dai. Vabbè. Peccato per Druddigon, perché cavolo, cioè, non è che ti capita tutti i giorni, eh. Watchog, finalmente fa qualcosa. Madonna, poverino. Un'iperpozione, molto bene. Saliamo di qua. Ed eccoci qui. Prendiamo una polvostella e infiliamoci ancora di più. Nella torre Dragospira iniziamo a salire. No, io voglio prendere lo strumento però, eh. Ok. Una pietra brillo. Boing, 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 boing. Su ancora! Usciamo? No! Oddio! Che macello! Ci penso io a que... sborello! Vai pure avanti. Va bene, andiamo avanti. No, no, qui non dovrebbero più esserci Pokémon. Comunque...
Loro ne prendono 20.000 a testa, noi invece ne abbiamo solo uno, perché siamo troppo fighi. Watchog. Ne abbiamo davanti Carracosta. Facciamo Surf. Iperzanna non mi fa niente. Ok. Bau bau. E uno. Questo è il secondo. Guillermo Mariotto, 7! Lipard. Facciamo surf. 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 Non so come si dica. Se no, surf. Oh, è un pochino cagato il cazzo, eh? Dai, muori. Bravo! Bravo! Bravissimo! Ok. Saliamo. Battiamo anche lui. Tant'è che metto sotto carica il computer perché sta morendo. Dov'è? Dov'è? Non lo trovo. Eccolo. Ok. Ah, surf sempre. Calci in volo. Oh! Porca troia. Ok, dai, ce la possiamo fare. Andiamo su. Spero sia l'ultimo, eh. Cos'è che ha detto? Noi viviamo perenne? Oddio! Un altro Lipard. Io faccio acqua getto stavolta e glielo metto a culo. Dai che muori, dai. Garanzia non mi fa niente. Ancora acqua getto. E glielo metto di nuovo a culo. Ok, un altro Lipard. Prendiamo Surf, dai. Sento garanzia, non è che mi faccia più di tanto. Bene, dai che va a livello 42. Sì, così. Adesso mettiamo davanti Electric. E andiamo su. Ancora, ma quanti ce n'è? Watchog. Siamo scintilla. Sgranocchio. Spero che non mi ammazzi. Ok, perfetto. Crocoroc. Qui purtroppo non lo posso tenere. E quindi metto Scolipede. Tenevo Electric moriva. Usa prepotenza, mi diminuisce l'attacco. Lo dovrebbe morire comunque, infatti. Fatto bene. Scraggy, lasciamo lui. Facciamo ancora Forbice X. Insidia. Non mi fa niente. Ok, anche Scraggy va KO. Si è un po' smontato. Yes! Prendiamo un dente di drago. E possiamo andare su. Oh yes! In questa sala circolare. In cui non... Non si va di qua, si va di qua, sì. Sì. Fermi, ce n'è un altro. Esatto. Polvostella, tutta roba da vendere per prendere il gran soldone. Di qua. Revitalizzante, utile. E questa scala uscita così dal nulla. Un altro terremoto. Al fuoco! Come? Sta succedendo qualcosa in cima alla torre. Mamma mia! Che attimi di tensione! E c'è Giano! Finalmente il nostro sovranoenne diventerà l'eroe. Impossibile! Come hai fatto ad arrivare fin qui? Forza, proteggiamo il nostro sovrano!
o sei con il Team Plasma oppure sei contro il C. Cioè dobbiamo batterne 4 tutti di fila. Forza Caracosta. È il tuo momento. Ah no, c'è Electric davanti. No, ma con la velocità che si ritrova muore subito. Beh, te pareva. Allora, mettiamo Scolipede, almeno va al 42. Forbice X. Crocoro, ha prepotenza, ma muore comunque con Forbice X. Ciao. Perfetto. Il secondo. Ovviamente su Reshiram. E poi ci sarà Zekrom. Perché c'è Caracosta? Ah beh sì, perché lo sgranocchio non mi fa niente. E con Surf lo mandiamo KO. Madonna, ho i Pokémon distrutti però, cavolo, eh. Sarà una lunga torre questa. Trubbish. Oddio! Odio questo Pokémon. Facciamo acquagetto, almeno attacchiamo per primi e speriamo. Niente. Fango bomba. Non mi dovrebbe fare molto, infatti. No! Ma io non ci posso credere. Cioè, non è giusta sta cosa. Morto. Chiamo Excadrill, così mi paghi il doppio, brutto stronzo. Terremoto. Dai, muori. Ok. C'è l'ultimo e poi finalmente è finita. Perché sono dei minchioni, ma ce n'è tanti. È quello che frega. Perché comunque un minimo di vita la perdi in ogni duello, no? Forbice X. Oh, guarda, ci godo. Ci godo e basta. Protezione e muori avvelenato, vaffanculo. Crepa? Figlio di puttana. Oh, Scolipede a livello 42. Bene, e ci lasciano passare. Sono forte, dai, ditelo tutti e quattro che sono forte. Ciao. E saliamo ancora in questa scala che non si sa dove va a finire. E attenzione, attenzione, attenzione. Attimi importanti. Eccoci qui. Guardatelo, N con Reshiram. Tipo Drago Fuoco. Che figata. Guarda, non è bellissimo? Effettivamente, questo è il Pokémon leggendario che guiderà il mondo al fianco dell'eroe. Ora potrò recarmi alla Lega Pokémon con Reshiram per battere il campione. Sarà l'ultima lotta per i Pokémon, quella che metterà fine alle loro sofferenze. Finalmente potranno avere un mondo in cui vivere felici. E Reshiram se ne va. Se vuoi fermarci, dovrai prima dimostrare di avere la stoffa dell'eroe. Solo se Zekrom riconoscerà il tuo valore, potrai affrontare me e Reshiram alla pari e avrai così una possibilità di fermarci. Allora, che cosa pensi di fare? Secondo le mie previsioni, tu incontrerai Zekrom. Sei molto furbo! Sarai forse tu, con l'aiuto e la fiducia del tuo Pokémon incognito che manderà all'aria il mio piano di cambiare il mondo? Ora vai, trova Zekrom se ci tieni così tanto a proteggere il legame che unisce uomini e Pokémon. Oh, sono sicuro che lui, sotto forma di scuro lì, ti sta aspettando. Ma chi era quello? Che diamine sta succedendo? Com'è possibile? Quel tizio era N, vero? Come mai Cantalucci era il Pokémon leggendario? Non può essere veramente lui l'eroe. E perché ti ha chiesto di trovare l'altro Pokémon leggendario? Calmiamoci, intanto usciamo di qua. La cosa più importante ora non è che vabbè. Ok, usciamo. Cos'è? Ok.
Chi è che ha parlato? Chi è che ha parlato? Nardo! Ancora lui! Sei veramente tu? Da quanto tempo? Come stai? Non c'è tempo per i saluti. Quella tremenda colonna di fuoco che si è levata dalla torre. Ok. N ha risvegliato Reshiram e ha detto di cercare il Zekrom. Ok. Va bene. Al castello sepolto che ho visto durante il mio viaggio per la regione. Andiamo. Va bene, allora pensateci voi a trovare la pietra. Io esplorerò la torre. Chissà, magari riuscirò a capirci qualcosa di più. Vengo anch'io. Ciao. E noi invece dobbiamo andare al castello sepolto. Ok. A questo punto io curo i Pokémon e poi nella prossima parte sarò già nel percorso 4, facciamo così, perché sennò diventa troppo lunga da fare a ritroso, quindi nella prossima parte mi troverete già pronto per andare nel castello sepolto. Quindi salviamo. Dai, ce la fai, ce la fai. Ok, salvato, ci si becca la prossima parte. Ciao ciao, belli rega.